Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Cerchiamo di capire quello che succederà in questo fine settimana dal punto di vista meteo, partendo dal satellite, perché una zona di bassa pressione, una goccia fredda isolata sul Mediterraneo centrale sta recando qualche temporale, qualche disturbo sulla parte occidentale della nostra penisola. Isolata perché tutto attorno, su mezza Europa, ritroviamo invece l'alta pressione con il tempo soleggiato. Sviluppi quindi per le prossime ore con temporali ancora possibili all'estremo angolo nord-occidentale, ma in miglioramento alla serata, poi lungo l'Appennino con parziale coinvolgimento anche delle coste tirreniche, soprattutto tra Toscana e Lazio. Ancora fenomeni su Sardegna e Sicilia, abbiamo segnalato temporali localmente intensi proprio sulla Sicilia tirrenica. Andiamo a vedere la situazione per sabato, ancora zona di bassa pressione intrappolata tra Sardegna e Sicilia, temporali sulle due isole maggiori, anche forti sulla Sicilia settentrionale, fenomeni in arrivo anche sulla Calabria e poi non esclusi sull'Appennino centro-meridionale durante il pomeriggio. Al nord una bella giornata con sole, caldo, qualche isolato fenomeno pomeridiano. Domenica ulteriore aumento della pressione atmosferica al centro-nord, ma anche gran parte del sud, gli ultimi temporali tra la Calabria e la Sicilia. La nuova settimana vedrà un potente campo di alta pressione dalla Spagna, dal Nord Africa, interessare tutta l'Europa centrale, anche l'Italia, quindi attraversando anche le nostre regioni con sole e caldo, perché su molte zone potremo raggiungere i 30-33 gradi durante il pomeriggio. Qualche breve temporale non escluso pomeridiano solo sull'Appennino meridionale e zone interne della Sicilia. Tutti i dettagli precisi però scaricando l'app di Trebi Meteo.